Ma ciao amici miei e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto nel supermercato di Halloween più grande e figo d'America, Spirit Halloween. Uno store enorme che potete trovare anche online, che durante i mesi di settembre e ottobre apre dei pop-up store in giro per le grandi città americane. Godetevi il video, che di store a tema come questo non penso che ne vedremo mai in Italia. Poi le cose possono cambiare, ma per il momento la vedo una cosa un po' difficile. Arrivati, Spirit Halloween. Finalmente ci vediamo il primo supermercato completamente per Halloween. Entriamo e vediamo com'è. Tipo, guarda, ti guardano sempre. Mamma mia, che schifo. Ma ci vedi bene? Mamma, rugarmi, veramente, sta bene dove sta. Maschere di tutti i tipi. Vengo vestita da Freddy Krueger. Beh, non male. Carino. Carino, quanto sta? Sfizio. 39,90. Queste magliette qua che le vende anche un altro brand che si chiama Spencer. Questa qua sta una poriglia lì sopra. Il Shuki Lozano. Col maglioncino, te la metti il 31 qua. Io penso che muri di caldo. Grandissima e bellissima americanata. È veramente pieno di roba e non so dove iniziare. È un negozio, ma come sempre ci sono attività di tutti i tipi. La classica maschera di Scream, che sta pure in Italia ovunque, però questa è fatta meglio, molto meglio direi. C'ha pure un cavo, quindi si illuminerà non so dove. 20 dollari. Mamma, rugarmela, veramente, sta bene dove sta. C'è la scimmietta, questa scimmietta di Call of Duty Black Ops, voglio palesemente, che ha tirato tutti quanti gli zombie. La maglietta dell'azienda. Con la patch molto carina. Questo è il logo. 31. Bellissima. Quanto sta? 37. Non malissimo. Cappellino. La maglietta quanto sta? 30 dollari. Vestiti, ancora vestiti per Halloween. Clown di tutti i tipi. Sta questo. Queste maschere sono quelle veramente fatte strabene. Fanno paurissima. Mamma mia. Questi clown che fanno veramente terrore. Killer clown. Questo col verde. Puzza, ma sa niente. Questi non potrei mai comprarli. Fanno veramente troppa paura. Quanto costano i vestiti interi? 59,59. Vabbè, raga. Squid Game. Ci sta sia il vestito quello normale della tuta, sia la maschera del primo gioco che hanno fatto. Solo di venerdì 13 stanno 3.000 maschere. Quello normale, là ce ne stavano altre ancora. Sta questa qua che è veramente pietosa. Sì, la Ghostbuster pure è molto bella. 60 dollari però. Questo qua fa un figurone. Ecco qua, l'ho scassato. Questo qua fa un figurone. Ma una cosa che noto? Cioè, non sono quelle taroccate, sono fatti bene. Top, puoi mettere, c'è sta tutto. Ci sta anche stringerti. Wow, ci stanno i capelli di Dustin. Sento male. Ma io voglio questo. Io ci esco vestita così. No. È bellissimo. Quanto sta? 50. E ovviamente non poteva mancare. Lo faccio vedere. Ci stanno un sacco di vestiti, delle skin. Ci sta questa. Il bombarolo luminescente, non ci sta il bombarolo. Ecco qua, sto facendo. Cravatta serpeverde, cravatta grifondoro. Trinky Winky, Dixie, la, boh. Mi è felicissimo di fare questo set fotografico. Minions, Dodgeball, insomma, anche che sport è Dodgeball? Sta pure Garfield. Palla avvelenata. Looney Tunes. Ah, questo è Snoopy. Questo non lo so, l'ho visto un sacco di programmi americani, ma non so che cosa sia Barney. Poi sta Annabelle, ci stanno le tartarughe ninja, quindi ci sta pure Mbappé qua in mezzo. Cheerleader. Beh, questo mi piace assai. È da Top Gun. Top Gun, ragazzi. 60 dollari però, non mi piace più. Non mi piace più. Questo è bellissimo. Anche se lui sembra quello lì, tipo Nick Jonas. I Jonas Brothers. 45. Vabbè, mi compra la giacchetta per fatti miei. Esatto. Faccio prima. La giacca di pelle e una maglietta bianca. Me la faccio da Giovanni che ce la vuole. Anche questo è bellissimo. Astronauta o bianco o blu, sono molto indeciso. Un reparto senza senso. Questo è bellissimo. Sei un po' ingombrante con questo, eh. Però questo è bello proprio, eh. Ma questo è il pollo che prende negli autogrill. No, vabbè. Un'altra banana. Questo qua è famosissimo sul web. Hot dog, la nonna, il dinosauro. No. Milk and Cookie, il pinguino, Taco. Questo è uno scherzo, 40, questo è bellissimo. Di che stiamo parlando? Questo è un negozio, è solo un negozio. Poi sta pure lui, guarda là. Ciao, Fred, mi combatti. Ok, no. Hanno staccato la spina? Probabilmente sì. Non so se vede l'effetto. Tipo, guarda, ti guardano sempre. Madonna, lì!
bellissimo. Quanto costa sta cosa? $17 per cacarti sotto in qualsiasi momento. Oh vabbè raga, no. Pazzesco. Addirittura i bambolotti. No, questo è terrificante. Sono terrificante. Mamma mia. Questi qua, che sono tipo dei spaventapasseri, non lo so come chiamarli, pupazzi, che si possono mettere fuori le case. Non ci stanno i teschi, ci sta quel. Non si passa niente. Allora si muove. Oh, mamma. Raga, le taracche. Che schifo. Che schifo. Fa schifo pure a me. A $17 ci sta un gatto nero. Ah, sono morbidi. Mamma. Questa è la mia faccia dopo aver scoperto che Mertens andava via da Napoli. Questa qua a carenza d'affetto pure un abbraccio. Questo pure è bruttissimo. Bruttissimo. Questo sta scavalcando. Palesemente vuole andare da distinti inferiori a distinti superiori. Ma questo fa abbastanza senso. Ci sta anche lo squalo. Cioè io penso al fatto che sto vedendo dei bambini qui dentro. Mia cugina avrebbe paura di vedere tutta questa roba. I bambini sembrano più divertiti degli adulti. Sta pure il reparto dei Gremlins. Questo è fatto veramente bene. Anche questo, ammazza, questo è brutto proprio. Mamma mia, guarda. Non poteva mancare il vestito di Topolino e Minnie. E pantofolo qua. Quanto costa? $30, vabbè, economico, dai. Che cazzo ci sarà? Non di Natale. Dai. Ta 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 ta. Porta, gira? Ah, non gira. Maschera di Batman fatta da Dio. Bellissimo, quanto sta questa cosa? 60. Bellissima. È fatta veramente bene. Made in Mexico. Questa è anche d'esposizione secondo me. Ah, ce ne stanno altri qua. Non l'avevo visto. Mamma Rucarma. Non ho parole. Ecco, questi sono i napoletani. O qualsiasi tifoso medio della Serie A che c'ha il laser, vedi, che vuole dar fastidio sul calcio di rigore. Palesemente. Un Tarzanello proprio. Poi è venuto Tarzanello, guardate. Quanto costa? 169. Ed ecco che si arriva in Italia. Dario Argento. Sarebbe sicuro. Oh, mamma mia. C'è anche un po' di vomitello, forse è pistacchio. Questo è di La Notte del Giudizio. Questa però è molto forte, non mi ricordo che film. Sono un po' di clown, altri clown, 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 clown. Questo è So. Questo è molto bello, il coniglio fatto così a sacco. Sì, questo costa di più. 50, ci credo. È infinito. Cioè, questa è solo una sezione delle maschere, ma di là ce n'è un'altra, sono tipo 3-4 sezioni solo per le maschere. Questo è gigante. Star Wars, ma schifissimo. $40. Ci sta pure questa. Ci sto io col flash che qua dentro è un po' cupo. Questo pure è bello. La zucca è un po' stessata. Guarda qua, continua pure giù. Con i dettagli delle foglie. 40. Questa è un'altra maschera per farvi capire. Il dettaglio proprio. La zona delle labbra, del lupo, i denti. 40. 40 questa ci vale. Mamma mia, che schifo. Ma ci vedi bene? Ci vedi? Sì, sì, perché sta la rete. Ci qua. Vedi? Sai che pure col flash non si vede negli occhi? Io nel frattempo ho trovato l'unica maschera che veramente mi piace da alieno, fatta benissimo. Sta 40. Ve lo giuro, ci sto pensando. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sessione di foto adesso con le maschere, perché voglio far uscire un post di questo posto. Sta maschera è molto bella. Mi ricorda un pochino o il rituale o un pochino la classic horror story. Io sono un po' confuso. Sarà la mancanza, sarà quello che volete, ma a me questo mi ricorda Dries Mertens. Visto che non compreremo niente, già lo so. Questo coso lo tengo come ricordo. Un sacco di dettagli tipo l'ascia, riciughi. Questo il martello, ovviamente sono di plastica, che sennò sono armi. Eccolo qua, il coltello di Scream. Un altro, questo è quello del film, molto simile. Tutti i vestiti di Hit. Ci sta Pennywise, George con l'impermeabile giallo. Ci sta Hit, il film, il primo. Questo è il secondo. Ci sta pure questa, pure la barchetta, vai. Sta. Sta $20, l'ho visto prima. Cioè, 20. Oggettistica di ogni tipo, armi di ogni tipo. Questo sicuramente gira. No, non gira, fail. All'ultimo a tutto sto pensando di prendere questo. 59, Mattia. Però c'è sta un po' di roba, ma manca sia lo zainetto, che fa comunque l'effetto del Ghostbuster, sia sto coso, quello dei fantasmi. Quindi sarebbe solo il tracksuit. Sai cos'è Salem? Salem, la città della scena. Brava. Il Massachusetts. E sta lontano da qua però. Quindi niente Salem per noi. Questo è uno Scream gonfiabile che saluta come uno scemo. Un pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo. Tutti sti cosi, quelli che stanno pure alle case. Sicuramente il 31 ve lo farò vedere. Mai visto un negozio a tema così fornito, così bello e con una scelta così ampia. Stiamo continuando a vagare, cioè, guardate qua quanto è grande, cioè, posso continuare ad andare. Immenso. Io questo qua lo prenderei ma per scendere la sera. A New York, a Times Square, questo coso. Tutti vestiti di Super Mario, Rick e Morty. Mario, Luigi, Josh.
Questo è The Nightmare Before Christmas. Mi odierete, ma io questo coso l'ho visto soltanto poco fa e non mi è piaciuto assolutamente. Però molto ma molto apprezzato. Infatti ci stanno anche un sacco di accessori e cose soltanto per questo film. Dato un po' più sexy, insomma. Spirit con vestiti molto molto particolari, costano un filino in più, infatti da 70 anche. Ma in realtà questo qua meno, 35. Questo belli. Dracula molto molto semplice, $17. Questo è il pollo degli autogrill fatto in versione però premium. Ok, basta, ti prego. Tutto questo settore continua, ma è tutta roba per bimbi. Infatti vediamo fino a arrivare a Yepa. Tra i gadget più carini che vediamo qui verso l'uscita ci stanno questi calzini, la lunchbox, bellissima. Sempre via il Ciuchi Lozano. Se non c'hai i soldi, nella parte finale c'è la spilla con scritto This is my Halloween costume. Ha vinto tutto sta cosa. Raga, cosa per fare le puzzette? Il giallo è una puzzetta, l'arancione è un altro tipo. No, raga, il verde, aspetta. Sono appena uscito adesso da Spirit Halloween, ho preso tanti calzini, però $17, mi ha chiesto pure se volevo donare. Ho detto no grazie, sono povero. Mi sento un pochino in colpa, però vabbè, non fa niente. Dietro ci sta un ennesimo parco divertimenti, lì stanno salendo, tra poco scenderanno. Eccoli qua. Mamma mia, bellissima, c'è anche la foto. Ok ragazzi, questo è stato il mio unico acquisto. Avrei voluto comprare tutto il negozio, ma purtroppo i soldi qui al momento non ci sono. Spero che il video vi sia piaciuto. Ho fatto vedere un pochino questo piccolo spaccato americano. Abbiamo visto un pochino questo negozio, roba che da noi in Italia e in Europa al momento io non ho ancora visto. Anche perché c'è una varietà incredibile e penso si possa notare dal video. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio e ci vediamo ragazzi. Buon Halloween. Happy Halloween a voi.